borse asiatiche terminano la prima sessione della settimana con una maggioranza di rialzi. Salgono principalmente le società minerarie con l'aumento dei prezzi dei metalli, mentre Tokyo risulta in calo in seguito all'incertezza politica emersa nel fine settimana. Il rumore che sentiamo arriva da una delle strade di Tokyo, dove troviamo Alessandro Libri. Ciao Alessandro. Sì, buonasera Luciano. Chiusure miste sulle borse asiatiche in seguito all'aumento dei prezzi delle materie prime e l'indebolimento dello yen che ha fatto seguito, come dicevi tu, alle elezioni di medio termine in Giappone. Il Nikkei ha perso quasi mezzo punto percentuale, ha appesantito le titoli e le banche sui timori che l'esito del risultato elettorale appunto possa aumentare l'incertezza politica. Proseguono invece gli acquisti sulle aziende che sfruttano la competitività di una valuta più debole, tra cui le case auto come Honda e Toyota e l'elettronica. Uno yen che torna a svalutarsi sulla moneta unica a quota 112 e che si riavvicina al livello di 90 sul dollaro americano. Segno più sul resto delle borse asiatiche, soprattutto in Cina, perché tra gli investitori si fa largo l'ipotesi di un rilassamento delle misure restrittive del governo di Pechino sul mercato immobiliare dopo le ultime rilevazioni sui prezzi delle case che indicano un freno all'impennata delle valutazioni degli ultimi mesi. Salgono invece le quotazioni delle materie prime a Sydney, come a Shanghai e a Tokyo, una variabile che sostiene i mercati azionari mentre si allontanano i dubbi di un ritorno nell'immediato di una nuova recessione. Luciano. Dunque continuano le cattive notizie per il Partito Democratico al governo nelle elezioni di medio termine in Giappone. Sì, il Partito Democratico guidato da Naoto Kan da soltanto un mese ha vinto 44 seggi rispetto ai 54 necessari per mantenere la maggioranza in Senato. Un risultato che non impedirà allo stesso Kan di governare, considerando che il partito conserva una maggioranza nella più importante Camera Bassa, ma complica la strada delle riforme per il neoeletto Premier e lo obbliga ad alleanze per ottemperare gli impegni di governo. Dunque, puoi ricordarci quali erano i principali temi della campagna elettorale? Sì, sono questioni ancora aperte purtroppo che diventano sempre più pressanti nell'attuale contesto di austerità fiscale. Il Giappone ha il più alto debito pubblico tra i paesi industrializzati, circa il 200% del proprio interno lordo, e la proposta dell'esecutivo, quella cioè di aumentare fino a raddoppiare l'attuale livello dell'IVA, non è piaciuta sostanzialmente agli elettori. Uno scenario che diventa più complicato in un paese dove il 20% della popolazione ha più di 65 anni d'età e le agenzie di valutazione adesso avvertono che la presente fase di stallo in Parlamento potrà condurre ad un declassamento del debito. Luciano. Dunque, grazie mille Alessandro, in collegamento internet da Tokyo Mita. Sì, siamo a Mita, vicino alla zona di Roppongi, che è la zona dove sono concentrati gran parte dei bar frequentati dai turisti o dai residenti occidentali. Grazie Alessandro, buona serata, ciao.